Buonasera a tutti, siamo al nostro nuovo webinar in compagnia delle relatrici che sono già collegate, che a breve avrò il piacere di presentare. Il tema di oggi è tour esperienziali alla scoperta dell'artigianato e dell'enogastronomia locale per un pubblico internazionale e quindi siamo collegati da Cividale del Friuli. Qualche minuto per consentire a tutti di potersi collegare, abbiamo tanti che hanno dato la loro adesione a questo nostro webinar che si stanno via via collegando e quindi approfitto per dare qualche informazione e anche provare che tutti quanti ci ascoltino e ci vedano correttamente. Dovreste vedere me, che sono Ettore Ruggero, coordino il webinar per Artes e poi vedete già collegate le nostre esperte di oggi, Anna e Giovanna. E allora vi consiglio di posizionare alla destra del vostro schermo il pannello di controllo e vedete che alla sinistra del pannello di controllo voi avete un'icona con una manina e quella è la manina che vi consente di prenotare un vostro intervento, una vostra domanda negli spazi nei quali appunto avremo modo di dialogare insieme. Adesso facciamo una prova, io vi apro i microfoni che sono chiusi, ovviamente voi non avete video. Se ci sono domande potete rivolgermele, se qualcuno di voi non ha il microfono, sul pannello di controllo c'è lo schermo domande e quindi potete farmi o fare alle relatrici le domande in modo tale che io le possa loro trasferire. E adesso proviamo a vedere se tutti quanti ci ascoltano e ci seguono correttamente. Provo a collegarmi con Agata Maria Marchese. Apro il microfono, se magari mi confermate che tutto quanto è ok, mi ascoltate e ci vedete correttamente. Agata, buonasera. Buonasera, vedo e sento perfettamente. Benissimo, lei ci segue da? Caltanissetta. Perfetto, benissimo. Allora, grazie. Quindi ricordo per chi si fosse messo in ascolto adesso, che saluto con molto piacere, che avrete la possibilità di intervenire negli spazi nella seconda parte del nostro webinar e potrete prenotarvi cliccando sull'iconcina che trovate alla sinistra del pannello di controllo, la manina. Se cliccate la manina, come ha fatto Agata, io vi do l'audio e potete collegarvi. Vediamo se Alberto Sasso ci vede e ci segue correttamente. Alberto, buonasera. Alberto? Forse ha problemi di audio. Vediamo Antonella Marcucci. Antonella, buonasera. Perfetto. Buonasera, vi vedo e vi sento benissimo. Noi la sentiamo un po' pochino, quindi se dovrà fare delle domande o intervenire, dovrà o avvicinarsi al microfono o migliorare l'audio. Ok, perfetto. Lei ci segue da? Perfetto, Luca. grazie. Abbiamo un po' presenza Grazie. da tutta Italia oggi, quindi ci fa molto piacere essere insieme. Tra qualche minuto incominciamo allora il nostro webinar, che contiamo di terminare intorno alle 15:30, forse qualche minuto in più se le domande saranno tante, come in genere capita. Vediamo Augusto Zanotto se ci segue e ci ascolta correttamente. Augusto, buonasera. Augusto sembra non abbia il microfono attivato e allora proviamo. Ah, ecco, Augusto, buonasera. Augusto ci segue, ci ascolta e ci vede? Non riusciamo a collegarci. Vediamo Cosima Chirico. Cosima ci vede e ci ascolta correttamente? Forse non hanno il microfono. Vediamo. Ah, perfetto, mi ha risposto. Sì, vedo e ascolto correttamente. Vediamo Marco Dolciami. Vediamo così un po' a caso. Vediamo. Marco ci segue correttamente? O vediamo Paola De Cassan. Paola, buonasera.
Ok, qualcuno mi dice che vede e sente correttamente, perfetto. Allora mi sembra che un po' di prove le abbiamo fatte, è inutile, perfetto, molte grazie per quanti mi danno conferma che ci vedono, ci seguono correttamente. Ricordo che quindi chi non ha il microfono può farci domande con l'apposito, come state rispondendo, l'apposito link che trovate sul pannello di controllo. Molto bene. E allora, a me tocca iniziare questo nostro webinar. Un attimo solo, così azzeriamo tutto. Proviamo Marco Dolciami, vediamo se Marco può intervenire. Marco, buonasera, mi ascolti e mi vedi correttamente? Perfetto, molto bene, mi ha risposto. E allora, un caloroso buonasera a tutti. Abbiamo il piacere di avere le nostre relatrici sul tema estremamente interessante del webinar di oggi, che è relativo ai tour esperienziali, alla scoperta dell'artigianato e dell'enogastronomia locale per un pubblico internazionale. E questo lo facciamo da Cividale del Friuli. Quindi abbiamo l'onore e il piacere di avere Daliena Bernardi, che è vice sindaco del comune di Cividale del Friuli, nonché assessore al turismo, e quindi ci racconterà direttamente le esperienze che il comune sta mettendo in campo su questo tema. E poi l'operatrice Artes, nonché amica Giovanna Tosetto, no, mia collega, con una lunga esperienza nel settore del turismo, dell'incoming e dell'outgoing, turismo di eventi, docente e guida turistica, con il curriculum che penso abbiate già visto in fase di presentazione, e quindi insieme a loro avremo modo di scoprire le esperienze che hanno messo in atto sul loro territorio. Vi ricordo che il blog tour di Giovanna Cividale del Friuli è un'esperienza di questo tipo, ma anche la partecipazione ad un programma, ad un progetto del programma Inter Croazia-Italia Curiosi del territorio, che si chiama Atlas, a cui la Regione Friuli e Cividale partecipano, nonché un altro progetto denominato Curiosi del territorio. Tutto questo ce lo racconteranno le nostre relatrici. E allora do la parola a una delle due per una breve presentazione. Quindi vi presentate e fateci entrare nello spirito della cultura di Cividale. Prego. Buongiorno a tutti, sono Daniela Bernardi, vice sindaco del comune di Cividale, assessore al turismo. Benvenuti a Cividale del Friuli. Cividale del Friuli è una città splendida, non lo dico io perché sono cividalese, ma lo dicono tutti coloro i quali arrivano a Cividale, in un contorno, in un contesto di paesaggio anche meraviglioso e che quindi quando si giunge a Cividale si passa piacevolmente il proprio tempo, sia visitando la città con tutte le sue scoperte storico-culturali, artistiche, ma anche ovviamente paesaggistiche. Cividale del Friuli nel 2011 è stata riconosciuta patrimonio dell'umanità con i suoi siti, i siti longobardi presenti a Cividale con il tempietto longobardo, che è una delle maggiori e migliori testimonianze del passaggio dei Longobardi in Italia. Accanto appunto al tempietto, anche il Museo archeologico e il Museo cristiano ricordano questo passaggio. Il passaggio dei Longobardi, ma non solo, perché Cividale del Friuli, come viene detto anche Forum Iuli, ha anche dei ritrovamenti, degli scavi di carattere romano, di conseguenza una città romana, ma una città appunto longobarda che ha avuto la possibilità di ottenere questo riconoscimento a patrimonio dell'umanità. Che è una grande responsabilità, perché non vuol dire ti abbiamo dato il titolo e resterai per sempre tale, vuol dire mettersi in discussione e giorno in giorno costruire non solo dei percorsi, non solo applicare un piano di gestione che ti impone determinati comportamenti, ma anche tendere a quello che è la manutenzione di questi siti che devono nel tempo rimanere conservati e dare la possibilità di essere visitati. E quindi mi riallaccio
abbraccio un po' a quello che è il tempietto longobardo, questa bellissima testimonianza del passaggio longobardo che ovviamente è all'interno di un manufatto, di una struttura che è il monastero di Santa Maria in Valle, e questo monastero è stato acquistato dal comune di Cividale nel 2000. Nel 2000 è stato acquistato e pian piano nel 2003 abbiamo incominciato questo percorso per riconoscimento al patrimonio dell'umanità. E da poco siamo anche intervenuti per la manutenzione del tempietto longobardo. E allora questa bellezza delle fotografie che si vede del tempietto longobardo, diciamo che è stata svestita di quelli che sono gli stallinigni. Gli stallinigni sono stati portati in una chiesa, sempre all'interno del monastero, in San Giovanni, la chiesa di San Giovanni, e abbiamo sperimentato proprio la manutenzione, quindi la ricostruzione degli stallinigni, che ovviamente avevano bisogno di manutenzione e conservazione, proprio attraverso appunto delle pareti in plexiglass che consentivano e consentono tuttora ai turisti e ai visitatori di poter vedere proprio come si fa un'opera di recupero, di restauro anche di questi manufatti in linea, che all'inizio erano scuri, li si vedeva neri, scuri, però pian piano che sono intervenuti abbiamo incominciato a vedere questi colori, questa bellezza delle lavorazioni appunto del tempo. E quindi il tempietto adesso scevro, non ha questi manufatti in linea, però hanno una bellezza incredibile che sono le teorie delle vergini, questi volti femminili che per un periodo, ed ecco appunto per creare emozioni, per creare suspense, per creare la bellezza ed entrare nel patrimonio di questi longobardi, si è avuto la possibilità attraverso una finestrella ad affacciarsi al tempietto longobardo ed essere vis-à-vis con queste vergini, con degli sguardi, con dei volti che sono veramente una meraviglia, e ci si chiede quanta capacità avessero nel poter costruire e nel poter trasmettere determinati messaggi. E quindi noi abbiamo cercato di creare sempre dei momenti di grande passione per venire in questo tempietto e per venire a visitare il monastero. Abbiamo creato dei percorsi particolari dove al tempo c'erano delle suore di clausura, di conseguenza c'erano degli ambienti che nessuno mai aveva potuto visitare, e quindi dei percorsi guidati per poter visitare tutto questo monastero. Un monastero che è incredibilmente bello, che è il cuore della nostra città, ma è anche il cuore pulsante per il Friuli Venezia Giulia. Cividale del Friuli è una città nel Friuli che appunto è il gioiello, uno dei gioielli, ecco, del Friuli Venezia Giulia. Poi passeggiare per la città di Cividale è meraviglioso. È meraviglioso perché potete fare dei percorsi lungo il Ponte del Diavolo, poter affacciarsi al ponte e vedere il nostro fiume Natisone, che nelle giornate di sole ha dei colori meravigliosi che rispecchiano poi anche le figure che nelle case che li circondano possono essere ammirate. E abbiamo anche voluto creare dei percorsi proprio che facessero vedere quanto è bello non solo il centro della città, ma tutto ciò che appunto ci circonda. Un paesaggio veramente bello, con percorsi di tutti i tipi. Adesso ci racconterete, non a caso abbiamo scelto le vostre buone pratiche, proprio perché, come ci dicevi, quello che caratterizza Cividale è un po', sono i tratti di tantissimi nostri borghi, più o meno nobili, più o meno dalla grande storia. Ovviamente non tutti come Cividale sono sito UNESCO, ma tutti quanti i nostri borghi, i nostri comuni hanno delle eccellenze, come ricordava Daniela, Cividale ne ha molti, che sono quelli dell'architettura, della storia, e quindi anche poi vedremo dell'artigianato e dell'enogastronomia, che completano l'offerta di un territorio di Cividale, e quindi tutti i nostri territori, bene o male, italiani, dalle grandi risorse e dalle grandi potenzialità per far vivere esperienze a contatto con i cittadini, con le risorse, scoprendole in modo inusuale.
Volevo dare la parola per una breve presentazione a Giovanna, in modo tale che poi voi possiate entrare nel vivo dei racconti che ci volete offrire oggi. Buongiorno a tutti, grazie Ettore, vederci così con la tecnologia e accorciare le distanze mi riempie il cuore di immenso piacere, ma soprattutto perché, come abbiamo avuto molte volte modo di condividere, pur esercitando la mia professione su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, Cividale del Friuli rappresenta per me una parte del mio cuore, quindi qui mi sento profondamente a casa mia. Dalla mia presentazione io principalmente faccio la guida turistica, mi occupo di promozione del territorio e faccio anche formazione in questo settore, come avete potuto leggere dal curriculum che è stato appunto inserito in rete e per poter partecipare, per avere un'idea di chi fossero i relatori durante questo webinar. E seguo anche per l'amministrazione comunale del comune di Cividale il punto informativo, cioè il luogo dove i turisti giungono nel momento in cui hanno scelto di venire a Cividale del Friuli o quando sono per caso arrivati a Cividale del Friuli o nel momento in cui scelgono dove e che cosa visitare in Friuli Venezia Giulia. Quindi siamo anche, e ho la percezione del punto di contatto di quello che è poi il livello di soddisfazione, di gradimento e quali sono i trends, le esigenze principali di chi ci fa visita o di chi ci vorrebbe fare visita. Questo certamente è una premessa importante per parlarvi poi dopo della nostra messa in pratica di questo turismo esperienziale che raccoglie in sé vari aspetti, dall'arte alla cultura, al sito UNESCO, all'artigianato, alle eccellenze del palato e del gusto che qui non mancano, come del resto in gran parte d'Italia. Capire e avere il polso della situazione ti aiuta anche nel poter scegliere, sviluppare strategie e quindi anche modificare eventualmente l'erogazione del servizio di fruizione della destinazione turistica. Io vorrei aggiungere questo piccolo Perfetto, se aspetto. avete delle slide vi ricordo che potete condividerle con i partecipanti al webinar cliccando l'iconcina relativa e prego. Ecco, volevo anche diciamo, aggiungere questo piccolo aspetto, il legame anche con Progetto Artes. Come diceva Ettore all'inizio, io sono operatore Artes, ma come mi sono avvicinata a questo tipo, diciamo, di trend? Devo dire, grazie alle scelte che ha fatto anche a livello regionale la nostra Destination Management Organization, quindi ci avevano dato l'opportunità volontariamente di ascoltare un'introduzione su questo nuovo modo di fare turismo, turismo esperienziale. Io, nonostante i miei numerosi capelli grigi che avete visto bene mentre appunto osservavo e mi vedevate online, penso che volevo in qualche modo erogare un'esperienza diversa e quindi sono andata incuriosita ad ascoltare quello che mi sarebbe stato detto e devo dire che sono uscita da quell'aula dopo 4 ore con ancora più entusiasmo. Avevo già identificato la località che secondo me poteva fare da apripista in Friuli Venezia Giulia, che era Cividale del Friuli, per le sue eccellenze, per la sua posizione, per il fatto che fosse sito UNESCO, ma soprattutto anche perché ero certa che avrei potuto condividere questa mia idea con l'amministrazione e soprattutto con l'assessore al turismo che non ha battuto ciglio e ha con grandissimo entusiasmo anche da parte sua accolto questa nuova sfida, che è quella di presentare Cividale anche sotto un'altra ottica. Confermo che diventa fondamentale
il rapporto pubblico-privato, la sensibilità degli amministratori locali che insieme ai protagonisti evidentemente del sistema turistico locale hanno la possibilità di poter mettere in pista cose che magari da solo ciascuno degli interlocutori non è in grado di realizzare, proprio lavorare in termini di destinazione turistica dove ognuno ha i suoi compiti, ognuno ha le sue responsabilità e se le assume e quindi anche per questo la vostra esperienza può essere molto utile a molti. Poi sarà utile anche attraverso le domande che i nostri partecipanti potranno fare, comprendere un pochino le criticità anche da questo punto di vista e come superarle anche con l'esperienza del vice sindaco. A voi la parola. Puoi dire qualcosa di più? Sì, io aggiungerei anche un altro percorso molto importante secondo il mio punto di vista, la collaborazione e la condivisione con gli altri siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo lavorato con Aquileia, Palmanova, Cividale ed abbiamo unito anche una destinazione che è quella di Grado, cioè abbiamo voluto cercare di unire quella che è la nostra terra, l'entroterra, con appunto anche una destinazione balneare per raccontare il Friuli Venezia Giulia. L'abbiamo fatto con un'esperienza tridimensionale attraverso questi occhiali che adesso sono tanto di moda. Ti infili gli occhiali, sei o a Cividale o a Palmanova o Aquileia a Grado e puoi permetterti di vedere queste destinazioni, ma le vedi in una maniera semplicemente molto emozionante, perché tu sei seduto ma giri e guardi queste destinazioni dall'alto, ti sollevi, ti sposti, ti sembra veramente di vivere a contatto con questi siti, ma sei ovviamente fermo ed è un'emozione che a me è piaciuta molto. Abbiamo collaborato con questi comuni, continueremo anche a collaborare e queste emozioni si possono proprio apprezzare a Cividale presso l'ufficio turistico, l'informa città di Cividale, ma abbiamo un'ulteriore possibilità di visita anche presso il monastero in Santa Maria al Valle. E anche queste sono emozioni che vogliamo trasmettere al turista. Il turista quando viene a Cividale deve avere un bel ricordo, ma sono le emozioni che glielo trasmettono. Abbiamo anche voluto creare dei percorsi all'interno del centro storico di Cividale che ricordano i tempi in cui Cividale era un centro emporiale. Una volta non c'erano i centri commerciali e dai vicini paeselli giungevano a Cividale per poter fare i loro acquisti. Il sabato era una giornata determinante in cui il commercio esplodeva e abbiamo quindi voluto in un percorso ricordare proprio queste vecchie botteghe. Abbiamo una storia, delle fotografie e questo non è solo per il turista che così può anche vedere com'era Cividale una volta e come oltretutto è cambiata nel tempo, ma anche per gli stessi cittadini. Fermarsi davanti ad un pannello e leggere che cos'era un panificio piuttosto che una libreria, piuttosto che una drogheria dei tempi, dà la possibilità anche di poter condividere con altre persone che ti sono a fianco. Quindi è un modo anche per poter comunicare, per poter fare delle riflessioni e tutto questo lo facciamo nel centro di Cividale, raccontandoci e raccontando e vedendo qual è appunto la bellezza di Cividale. Abbiamo cercato di sviluppare anche tutto quello che è il paesaggio in Cividale. Abbiamo realizzato un parco dove si possono fare dei concerti magnifici, quindi non solo accogliere tante persone, ma accogliere anche tanti giovani che possono in un parco stare insieme e condividere una serata. Abbiamo dei percorsi che partono dal centro di Cividale e si snodano per tutti i borghi. Cividale ha appunto tanti, tanti piccoli borghi e proprio nel valorizzare la città abbiamo due appuntamenti importantissimi che sono uno il 6 gennaio e uno in occasione del Palio di San Donato, ovvero
Nazareno il 21 agosto. Sono due momenti in cui la città si veste, ma soprattutto nel periodo d'agosto, per fare grande festa. Il 6 gennaio c'è la messa dello Spadone, al termine della messa dello Spadone i figuranti ci raccontano l'entrata di Marquardo Cividale e il momento in cui prende possesso della città e quindi vengono dati a lui tutti i vari doni dai nobili, dai popolani, che quindi sono tutti questi gruppi di figuranti che ci creano questa atmosfera. E poi in agosto con il Palio di San Donato ed è festa perché al tempo arrivavano e in città per appunto divertirsi e stare insieme, mangiando, bevendo, facendo acquisti, quindi anche lì i mercati in quell'occasione medievale vengono allestiti e la città di Cividale si cala in questo sipario medievale. Cerchiamo di ricostruire il tempo com'era, perché poi siccome il Palio di San Donato si svolge tra il venerdì, sabato e la domenica sera, quando si incomincia appunto a chiudere la festa, abbiamo un passaggio ed un ritorno dopo appunto questi fuochi che ci riportano alla realtà, rivedere la città di Cividale come invece è ai giorni nostri. Ed è secondo me un'emozione anche questa di poter appunto riscoprire la città al tempo e rivederla poi come attualmente nei giorni, nella nostra quotidianità la vediamo, ma non solo con il centro di Cividale, ma anche con tutto il paesaggio che ci circondano con dei vigneti meravigliosi, con un'attenzione che il coltivatore dà alla terra per poter far sì che questi filari, perché noi siamo terra di vini e ce ne vantiamo di essere terra di vini, e vogliamo che non solo il paesaggio ma anche il palato possa esserne gratificato con dei vini eccezionali e degli viticoltori che amano quello che fanno e si prodigano per poter unire ciò che è cultura, ciò che è paesaggio e ciò che appunto è eno, a quel tempo, a questo punto anche gastronomia che possiamo offrire. Grazie Daniela, io ti devo interrompere perché ci sono due o tre temi particolarmente importanti che vorrei sottolineare e che magari potranno essere oggetto di domande e di approfondimento nel mentre voi condividete la vostra presentazione PowerPoint, in modo tale da darvi subito la parola per entrare nel vivo del racconto delle vostre esperienze. Mi sembra questo tema che abbiamo qualche altra volta sottolineato, il tema che se si lavora per la qualità della vita dei cittadini, noi lavoriamo per i turisti, perché quando le persone stanno bene in un territorio sono capaci di accogliere altre persone e quindi di essere tutti quanti, di poter avere i servizi e le opportunità che sono state pensate e messe in campo per tutti. In primo luogo, ripeto, i cittadini, questo è evidente anche in realtà più grandi, laddove i trasporti funzionano per i cittadini e per i turisti, se laddove non dovessero funzionare per i cittadini non funzionano nemmeno per i turisti, banalmente. L'altro aspetto importante a cui hai accennato è il tema degli eventi che possono costellare, come molte altre realtà italiane, l'anno e particolari periodi dell'anno, che diventano grandi opportunità di richiamo poi alla destinazione in tutti gli altri periodi dell'anno. Sono opportunità nei quali la destinazione si fa conoscere e che quindi poi fa venire voglia di essere rivisitata in altri momenti e per altre occasioni. E poi l'aspetto del coinvolgimento dell'artigianato, delle antiche botteghe, del commercio che ha la sua storia, le sue storie, i suoi racconti, che sono quelli che affascinano di più soprattutto per il pubblico internazionale, perché poi mi piacerebbe che voi possiate sottolineare come ospiti internazionali apprezzino in modo particolare alcune delle vostre caratteristiche, che poi sono quelle anche un po' tipiche del Made in Italy. A voi la parola.
Ecco, mi sento di intervenire io, vedrete, il fatto che partendo da questa analisi della destinazione che ha fatto l'assessore e a tutte le attività che sono state messe in campo proprio qui a Civitale del Friuli, la mia identificazione come destinazione in cui sviluppare l'esperienza doveva risultare necessariamente proprio su questa località, in quanto Civitale del Friuli aveva già la fortuna di avere una comunità locale sensibile a questo tipo di, tra virgolette, nuovo turismo, anzi la comunità locale molto spesso ama essere coinvolta e quindi nel momento in cui mi sono avvicinata al turismo esperienziale e dovevo, come forse molti di voi già lo sanno, nel momento in cui vado a costruire un'esperienza devo partire da una passione, io sono partita proprio da quello che faccio come passione, che è il mio lavoro. Io faccio la guida perché amo fare la guida e ho scelto una destinazione che amo, quindi Civitale del Friuli. E ho iniziato sviluppando e facendo tesoro di quello che c'era già, quindi valorizzando quelle che erano le eccellenze del posto. Come potete vedere, dall'aspetto del gusto che l'assessore ha accennato e l'atmosfera che si coglie in questi luoghi del gusto, ovvero i nostri locali storici che sono per la maggior parte stati censiti diversi anni fa, grazie anche ad un progetto regionale che possono dimostrare almeno 60 anni di attività nello stesso contesto. Quindi, in questo caso, l'immagine che voi vedete è il momento in cui inizia l'esperienza Cividale del Friuli e avete la possibilità di vedere proprio un test che abbiamo fatto in questo periodo con il progetto Atlas, che è un progetto europeo, Italia-Croazia, dove un incubatore del Friuli Venezia Giulia è lead partner e dove abbiamo ritenuto opportuno inserire il turismo esperienziale. Turismo esperienziale anche perché era necessario, come accennava anche Ettore poco fa, e anche l'assessore, diversificare un pochino la nostra offerta. Analizzando la destinazione, questa parte del territorio italiano, diciamo, noi abbiamo una alta percentuale di ospiti che si ripetono, soprattutto che provengono dai paesi limitrofi, quindi che provengono dall'Austria, dalla Germania meridionale, quindi dalla Baviera, e vengono di sovente a visitare Friuli Venezia Giulia. I motivi possono essere più svariati, possono essere quelli del gusto, possono essere in parte quelli della cultura. Mi rendevo conto che sia lavorando all'Informacittà che avendo a che fare direttamente con i turisti, c'era il desiderio di avvicinarsi ancora di più all'autenticità del posto. Il monumento trasmette parte della sua storia, il contatto con i locali e quindi un'esperienza vera con gli artigiani, assaggiando anche il prodotto, frutto molto spesso di queste mani e quindi dell'artigianato, potesse avvicinare ancora di più e favorirne l'esperienza. Quindi si parte sì dalla storia, come vedete da questa immagine, ovvero la storia che connota Cividale del Friuli è principalmente quella del periodo longobardo, quindi di 2 secoli, poco più di 2 secoli. Che vede questa località protagonista e in qualche modo la cui arte, le cui espressioni vengono determinate da questa cultura, di questo popolo che proveniva dal nord Europa. Però di fatto Cividale è anche il centro emporiale, quindi ha questa attività e questa propensione al commercio che poi nel corso degli anni è andata via via svanendo, ma che il centro storico ancora può offrire. In questa immagine voi vedete, ed è una parte del percorso esperienziale, vedete il corso principale dove si legano dei locali storici, in questo caso parliamo di una farmacia, ma si vedono degli aspetti artistici e nell'esperienza che io propongo
di fatto coinvolgiamo il farmacista nel racconto di quella che è la sua percezione del suo locale. Ma in tutto questo palinsesto, così voglio usare questo termine che quando costruiamo l'esperienza spesso si legge e si nota, c'è partecipazione e desiderio di condividere quelli che sono i ricordi anche da parte di questi negozianti, artigiani e diciamo persone che operano nel territorio. In questo caso, questo, e poi magari interrompo se qualcuno di voi ha anche delle domande e vuole sapere qualcosa praticamente, credo che questo sia anche l'obiettivo di questo webinar, volentieri siamo qui per questo. In questa immagine voi vedete, siamo entrati in un negozio, in una bottega artigiana, la bottega del cibo e dell'autenticità del cibo, dove il titolare è talmente entrato in sintonia con noi, ha condiviso questa idea che ci ha aperto il suo luogo segreto, dove si rintana quando di fatto non ha clienti da servire. Perché fare l'esperienza e fare del turismo esperienziale significa anche cogliere e colpire il cuore di chi condivide l'erogazione di questa esperienza. In questo caso, nonostante il personaggio in questione, e come molto spesso accade qui in Friuli, noi non abbiamo proprio diciamo una predisposizione estremamente calorosa come può accadere in altre latitudini in Italia, quindi il fatto stesso che questa persona ci apra le porte del luogo che trascorre ad ascoltare la sua musica ha rappresentato per me, ma per tutti gli ospiti partecipanti a questo cosiddetto blog tour, forse il culmine dell'esperienza, ed è stata estremamente gradita. C'è un altro aspetto che in questo tour esperienziale che io ho delineato su Cividale dovevo tener conto principalmente anche dell'aspetto linguistico, come diceva Ettore, perché noi abbiamo moltissimi ospiti di lingua tedesca, molti di lingua inglese e anche molti di lingua francese, per cui doveva essere un'esperienza che potesse essere colta anche utilizzando la comunicazione non verbale, quindi un'esperienza fatta anche di immagini. E in questa proprio immagine che vedete c'è una raccolta di quelle che sono immagini in bianco e nero di Cividale, alcuni ricordi del abbastanza recenti e di momenti anche piuttosto tristi che hanno connotato il nostro territorio, non solo, che sono quelli della guerra, e dei nostri oggetti dell'artigianato che sono rappresentati nella parte diciamo più bassa con questi fiori e con queste rappresentazioni con le ceramiche, con queste brocche che rappresentano già una curiosità anche con un pubblico non di lingua italiana, perché si nota immediatamente che in questo territorio si parlano più lingue, una delle quali appunto è trascritta su questi oggetti ed è appunto la lingua friulana, sono dei piccoli souvenir, non solo, oggetti che parlano anche della nostra cultura e anche della nostra cultura diciamo che fino al secolo scorso era abbastanza diffusa. Io proseguo, così vi racconto un po' come questa esperienza si articola poi. L'assessore vi ha accennato al monastero, quindi a uno dei siti che fanno parte del tesoro UNESCO che si visita qui a Cividale del Friuli. Nella esperienza del blog tour, dove i turisti che si iscrivono di fatto diventano dei bloggers, quindi l'esperienza è articolata in questo modo, nel momento in cui io incontro i miei ospiti in un locale storico, l'incarico di un ruolo che loro dovranno assumere, che sarà quello di fare scattare delle foto
fare dei video, in quanto l'amministrazione comunale ha deciso di fare una promozione diversa della destinazione. Quindi il mio compito come guida in quel contesto, in quell'esperienza, in questo blog tour, è quello di dare l'opportunità ai bloggers turisti di vivere delle esperienze uniche. E qui avete l'immagine di questa signora che ho avuto molta difficoltà a convincere, devo dire la verità, perché dice che non aveva mai fatto l'attrice, ma era stata studentessa nel monastero di Santa Maria in Valle. Quindi aveva visto queste suore, aveva visto che c'era il luogo della clausura dove non si poteva entrare e quindi si è messa in gioco e ci ha raccontato con le sue parole, leggendo quelli che erano i racconti e la sua memoria. Devo dire che in questo caso la lingua forse potrebbe essere un deterrente, ma la signora con il suo tono di voce, con l'espressione degli occhi e con i sorrisi che ogni tanto rilasciava, è diventata estremamente empatica ed è stata accolta proprio sotto tutti i suoi aspetti. Questo è un'altra parte appunto dei locali del Gusto, che è una vecchia pubblicità di questo locale del Gusto, e poi nell'esperienza non può mancare quello che sicuramente ciascun piccolissimo borgo italiano o cittadina può offrire, che è una specialità. E questa che voi vedete adesso davanti a queste due figure che ci stanno descrivendo che cosa sta succedendo, vedete una prima fase della realizzazione della gubbana, che è un dolce tipico di questo territorio. E quindi abbiamo varcato le soglie di una pasticceria che ben volentieri si è messa a disposizione e ci ha fatto entrare nel laboratorio. Quindi gli ospiti durante l'esperienza vedono la preparazione di questo dolce. Qui c'è la fase appunto in cui si stende il ripieno sulla pasta. Il ripieno è costituito da pinoli, noci, uvetta. E c'è un po' di tutto a dire la verità. Non è un dolce ipocalorico, perché poi se si vuole si può anche aggiungere un pochino di slivo visto di grappa. E viene poi avvolta a forma di spirale. Quindi è proprio un discorso di mettere le mani in pasta, senza farlo fisicamente, ma con lo sguardo, con le immagini e con le foto, siamo entrati proprio, abbiamo partecipato a questa fase di lavorazione della gubbana. Qui vedete i dolci realizzati, quindi su queste lastre di questo forno. E in questa immagine c'è l'ingresso appunto al monastero di Santa Maria in Valle. Questo è un grandissimo complesso. Questa chiesa è la chiesa di San Giovanni, dove appunto l'assessore prima vi stava dicendo sono stati esposti e lo rimarranno ancora per un certo lasso di tempo gli stalli lignei, che sono in fase di restauro, ma il turista ha questa parte, diciamo, emozionale, perché può vedere attraverso il plexiglass le varie fasi di restauro di questa opera d'arte del 300, e nel contempo vede il tempietto longobardo nella sua integrità, quindi con tutti i capolavori che risalgono all'epoca longobarda. Questa è una condivisione con coloro i quali hanno sperimentato questo tour esperienziale. Abbiamo fatto un test del tour esperienziale ed è stato veramente estremamente positivo, con un progetto che vede protagonista la Regione Friuli Venezia Giulia, nella fattispecie la Pordenone, Curiosi del Territorio, dove convergono diverse nazionalità. È un progetto aperto ai giovani e completamente gratuito. Si svolge tra fine giugno e inizio luglio ed è aperto a chi può dimostrare un'ottima conoscenza della lingua italiana, un C2, quindi deve avere un background linguistico. La provenienza sono tutti paesi europei, paesi dell'est europeo e Germania, Francia, Spagna e anche del Nord Africa. Quindi mi sembrava importante
importante poter testare questo tour esperienziale perché avevo davanti a me una platea di culture, background completamente diverse. Vi devo dire che è stato un grandissimo successo. Qui vedete il tempietto longobardo, sempre durante appunto questo, questa una delle visite che ho fatto con il blog tour, e in questa immagine si vede nella parte superiore, appunto si vedono queste statue, le cosiddette sante, e una parte anche della cappella longobarda. Gli scavi, però, ecco quello che forse le immagini non riescono a trasmettere, io spero che con la mia descrizione questo lo riusciate a capire. Di fatto si vedono i siti archeologici, si vedono i luoghi d'arte, ma la trasmissione di queste mie, tra virgolette, competenze, che come guida turistica potrebbero essere racchiuse in informazioni artistiche, in date, a cose di questo genere, si riducono moltissimo. E quindi passo il testimone agli ospiti partecipanti, che diventano anche attori della loro esperienza, perché come vedete in questa immagine si sono calati nella loro parte, stanno fotografando, cercando di cogliere i luoghi un pochino meno classici. Qui siamo sempre nel complesso del monastero di Santa Maria in Valle, in questo piccolo giardino che c'è sul retro della chiesa di San Giovanni che avete visto prima. Qui passeggiamo e questo gruppo di partecipanti, tra cui vediamo anche Maurizio Testa, che è appunto il presidente di Progetto Artes, che ci ha fatto visita e che ha testato anche lui questo tour esperienziale, i partecipanti radunati in questo locale storico. L'esperienza ha visto anche un piccolo momento di formazione, soprattutto per quanto riguarda il progetto Atlas. Ciascun partecipante, per essere inserito nel suo ruolo, riceve al momento del nostro incontro davanti a una tazza di caffè, perché il vino lo riserviamo per la fine dell'esperienza, che dura più o meno tre ore e mezza. Quindi appena si incontrano gli ospiti viene dato loro un badge, quindi un cartellino identificativo, dove loro diventano bloggers. Il blog tour è appunto il mio blog, mio tour fatto per i bloggers, e quindi hanno anche la possibilità di entrare nei siti gratuitamente. L'esperienza quindi sicuramente comprende tutti gli aspetti classici di Cividale del Friuli, ma la parte più forse impegnativa, visto che credo che sia questo anche quello che molti che ci stanno ascoltando si stanno chiedendo, è la preparazione della comunità locale, la sensibilizzazione dei locali, quindi degli artigiani, di chi fa, non so, del pasticcere. Perché è importante essere coinvolti, perché è importante essere disponibili, perché è importante accogliere questi turisti e dare loro la possibilità di fruire di questa esperienza. Questo secondo me è stata forse la componente più difficile, però io ho giocato un pochino tra virgolette in casa, e poi mi era già stata fatta l'apertura della, diciamo, la pripista l'aveva fatta l'amministrazione con tutte queste scelte, come diceva appunto l'assessore poco fa, anche di creare dei momenti di rivisitazione di Cividale del Friuli come città emporiale, quindi coinvolgendo anche i ricordi della comunità locale. Molto bene, grazie Giovanna. Altra carne a cuocere, altri temi. In particolare penso che la vostra esperienza sia di grande aiuto per comprendere come è possibile dare delle risposte al turista, all'escursionista contemporaneo, italiano ed internazionale, a quelle domande concrete che anche stanno cambiando, quindi non solo la domanda cosa c'è da vedere in un posto, ma cosa c'è da fare e chi posso incontrare, e qui il ruolo dei locali diventa fondamentale.
Allora, io direi, nel mentre iniziamo ad aprire la fase delle domande, quindi vi chiederei a chi vuole intervenire di prenotarsi, io farei dei brevi sondaggi in modo tale che raccogliamo gli interventi, darò uno alla volta in ordine di prenotazione la parola. Ricordo che è possibile fare domande secche o brevissimi commenti o brevissime comunicazioni, perché siamo in tanti e abbiamo ancora una quindicina di minuti, no? da poter essere insieme, attendendo soprattutto le risposte delle nostre interlocutrici odierne. Andiamo a fare questo primo sondaggio per capire se ci sono dei tour operator specializzati nell'incoming per la scoperta di artigianato e di una gastronomia locale che ci potrebbero aiutare laddove proponiamo delle esperienze nei nostri territori a poterle vendere. Dovete selezionare ovviamente una delle seguenti risposte e così, se lo fate nel modo più veloce possibile, poi possiamo condividere il risultato dei sondaggi e anche poi il piacere di avere un commento delle nostre relatrici a quanto emergerà da queste due o tre domandine che ci consentono di condividere alcuni aspetti dei nostri sistemi turistici locali in relazione ai temi di cui stiamo parlando. E allora chiudo il sondaggio, chiedo a qualcun altro ancora in fase di votazione di poterlo fare quanto prima. Bene, e allora vediamo, chiudiamo qui e vediamo cosa è emerso. Chiudiamo il sondaggio, vediamo di condividere i risultati. Come vedete, diciamo, ci sono un 32% di sì, 21% di no. No, ma ci sarebbe molto mercato, il 43%. Solo una minima parte di voi dice che non ci sono tour operator perché non c'è domanda turistica. Magari poi raccogliamo qualche commento dopo. Vediamo un pochino se e chi è interessato a realizzare proposte di turismo esperienziale come ha fatto Giovanna in un contesto come quello di Cividale, e quindi chi, se già lo fate o vi piacerebbe farlo o avete, non sapete da dove iniziare in questa avventura di raccontare il territorio e di condividere le vostre passioni con visitatori e turisti. Vi chiedo di farlo velocemente così non rubiamo il tempo alle domande. Nel frattempo vi chiedo gentilmente, chi è interessato ad intervenire con domande o commenti, di poter cliccare sulla manina che trovate sul pannello di controllo alla vostra sinistra e quindi di prenotarvi in modo tale da darvi la parola in ordine di prenotazione. E chiudo anche questo sondaggio, lo condividiamo, quindi c'è, vedete, una metà di voi che già lo fa e quindi sarà utile condividere adesso problematiche che ciascuno vive nei propri contesti. È un'altra parte che non sa da dove iniziare e che non ha le competenze, quindi a questi dico che possiamo lavorare insieme e capire insieme come mettere a valore questo petrolio che è sparso un po' nei nostri comuni, petrolio nel senso di patrimonio culturale ampiamente inteso. Bene, anche qui poi sarà utile sentire qualche commento da parte delle nostre relatrici. Ultima domanda che ci aiuta ad entrare nel vivo di qualche suggestione da condividere con le nostre relatrici: quali sono le difficoltà per avviare e potenziare attività di incoming ed eventi esperienziali sul nostro territorio? E qui vi chiedo di farlo velocemente. C'è qualcuno che vuole intervenire? Clicchi la manina, così do subito la parola, visto che non abbiamo molto tempo, possiamo raccogliere 3-4 contributi. E allora, vediamo, vi chiedo di rispondere ancora qualche secondo, e quindi chiudo il sondaggio, purtroppo i tempi sono molto stretti, condividiamo,
45% scarso interesse delle istituzioni, sarà interessante il parere della nostra amministratrice locale, la difficoltà a collaborare a fare rete nel territorio, addirittura il 71%, quindi non è solo il problema delle istituzioni pubbliche, ma probabilmente c'è qualcosa che non va nella testa di noi operatori del turismo. Poca promozione turistica 26%, mancano le competenze 23% e altro 3%. Io vi ringrazio molto della collaborazione, della partecipazione a questi sondaggi che ci hanno consentito di condividere le problematiche in modo attivo. E allora, un commento a caldo su questi sondaggi delle relatrici, dopodiché do la parola a chi me la richiede, con il click sulla manina che trovate alla sinistra del pannello di controllo. Prego. Io mi sento di dire che un amministratore di un comune, nel momento in cui si mette a disposizione, lo fa perché ama il posto dove vive. E quindi nel momento in cui ama il posto dove vive, cerca di creare quei momenti, quei luoghi di grande ospitalità. E quindi l'ospitalità è come essere a casa. Quando ricevi un ospite vuoi che tutto sia a posto, che tutto sia in ordine, e cerchi di presentare all'ospite le cose migliori che hai. E noi, almeno noi come amministrazione di Cividale, abbiamo cercato di fare questo. Un percorso lungo, un percorso che chiaramente non è sempre facile, ma con la possibilità di affiancarti anche delle persone che con te vogliono condividere e amano il posto dove ti trovi, senz'altro ne vieni avvantaggiata. È ovvio che quando ci sono tanti interessi, tanti punti di vista diversi, non è sempre facile coordinare il tutto, però lo fai con la passione di poter dire: l'ospite è arrivato e si è trovato bene. Ed è questa la finalità che Città Cividale si è posta, al punto tale che uno degli slogan è: vieni a Cividale perché ogni fine settimana c'è qualcosa che puoi trovare di nuovo e di diverso, oltre che a ciò che chiaramente non si può spostare, che sono tutti i monumenti e tutto quello che abbiamo. Quindi c'è comunque il voler catturare i visitatori con delle esperienze di ogni tipo, perché non solo ovviamente queste emozionali che vengono condotte da Giovanna, ma anche lo stesso operatore economico che si mette a raccontare. Noi abbiamo una ferramenta che è meravigliosa, che è la ferramenta più antica d'Italia, che praticamente di generazione in generazione sono sempre gli stessi e che con passione e amore fa gli allestimenti delle proprie vetrine, raccontando la sua storia, raccontando la storia di Cividale e facendo quindi anche questo percorso che, accanto ovviamente a vendere i propri prodotti, però ha l'amore di voler appunto dare qualcosa in più. E questo qualcosa in più, unito alla passione di tutti quanti, ci rende più partecipi e con il piacere di ospitare. Ospitare poi perché Cividale è anche molto bello arrivarci, perché chi non arriva in auto ci può arrivare tranquillamente con quella che io chiamo una metropolitana a cielo aperto, che è la Litorina. Ed è quindi questo passaggio da Udine a Cividale di un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, dove tu praticamente attraversi un trenino, ma un trenino che ricorda appunto quei treni che ti collegano ai paesi vicino, dove puoi caricare le biciclette. Altro tour importante ed esperienza notevole che stiamo sviluppando proprio in Cividale è quello delle biciclette. Amano tutti la natura, amano tutti muoversi, amano tutti usare la bicicletta, che poi ci sono queste biciclette alternative elettriche che quindi ti fanno faticare molto meno, e quindi noi cerchiamo anche di promuovere questo tipo di attività. Ma non solo, abbiamo, e tra poco sarà pronta, quindi io la lancio perché mi piace dirlo, penso verso la fine di quest'estate apriremo anche l'area camper. Perché? Perché la città di Cividale è una città anche per le famiglie, e molti giungono appunto anche a Cividale con i camper e con la propria famiglia, potendo quindi trovare
per tutti i desideri, dal gelato alla pizza alla grande gastronomia, si trova tutto a Cividale. Con passione noi lo presentiamo con il nostro ufficio turistico, con il nostro personale che lo fa con amore e con passione. E devo dire la verità che io sono molto soddisfatta, ma questo non vuol dire che mi devo fermare, anzi devo motivare sempre di più alla ricerca di nuove esperienze, di nuovi motivi per far vedere che la città di Cividale è bella ed è assolutamente da visitare. Grazie Daniela, e non so se vuole aggiungere qualcosa Giovanna, così io vi chiedo gentilmente chi ha da fare domande se può prenotarsi, in modo tale che poi nel giro di qualche minuto poi abbiamo le risposte delle nostre relatrici e quindi poi ci salutiamo. Se chi vuole intervenire può cliccare sulla mano sinistra, sulla mano che trovate alla sinistra del pannello di controllo. Prego Giovanna. Volevo aggiungere una cosa per quanto riguardava l'osservazione che è stata fatta sui tour operator disposti o sulle agenzie di incoming in grado di proporre, diciamo, delle esperienze, dei tour esperienziali o cose di questo genere. È chiaro che assistiamo ad una fase di grandissimo passaggio. Ci sono le agenzie di incoming tradizionali, grossissimi, diciamo, entità, noi lo vediamo soprattutto qui nel territorio del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'incoming dal mondo di lingua tedesca, che propongono di fatto quasi sempre le stesse località e gli stessi luoghi da visitare. Devo dire con molta miopia, ma anche per facilitare il lavoro, perché è un lavoro consolidato, le destinazioni si conoscono, eccetera. Il turismo esperienziale richiede una capillare costante conoscenza del territorio che si propone, una formazione agli operatori di che cosa e come devono erogare le loro competenze o la loro esperienza o la loro arte dell'artigianato, e anche soprattutto una formazione alle figure professionali quali possono essere le stesse guide turistiche, che molto spesso leggono questi itinerari turismo esperienziale come una forma di competizione o concorrenza dove le loro competenze possono essere escluse. Secondo me invece questo è il valore aggiunto per le destinazioni meno conosciute. Tu hai uno strumento per poter attrarre degli ospiti o potenziali tali che non sarebbero venuti perché magari non hanno un bagaglio culturale tale per leggere solo la storia, l'archeologia, eccetera, ma anche per le destinazioni sovraffollate che quindi vogliono valorizzare una parte del loro patrimonio e che è quello più autentico. Per cui noi, ripeto, abbiamo in Friuli Venezia Giulia in generale rispetto ad altre regioni d'Italia, già da diversi anni stiamo lavorando a livello regionale per avere una regia della destinazione. Questo ci aiuta naturalmente, però condivido profondamente ciò che ha detto l'amministratore. Cividale del Friuli nello specifico ha la fortuna di avere amministratori che ci credono e che amano il luogo dove svolgono il loro ruolo, quindi questo è il punto di partenza fondamentale e anche per gli operatori. Grazie Giovanna, do la parola a Claudita Fertino. Prego Claudita, può intervenire. Claudita? Eccomi, ero col mio Claudita, può parlare, prego. Sì, grazie intanto dell'invito, dell'occasione. Volevo fare una domanda alla signora Tosetto, chiedendo se esistono già dei grossisti. Io risiedo in Grecia e mi occupo appunto di turismo esperienziale, e ho difficoltà a trovare dei grossisti, perché appunto per quanto mi riguarda le agenzie tradizionali, e esattamente quello che ha detto, vedono l'esperienza come un qualcosa di molto nuovo, hanno paura a raccomandarlo. Quindi mi chiedevo se esistono dei grossisti che lo facciano già a livello internazionale. Ma sicuramente ricordo che abbiamo la possibilità di ospitare un'altra, al massimo due domande, quindi se vi volete prenotare do la parola, altrimenti poi chiudiamo. A Giovanna la parola. Direi che Artes è uno di questi, perché di fatto nel loro catalogo, cioè sulle varie destinazioni d'Italia, ci sono solo ed esclusivamente esperienze.
e quindi c'è questa opportunità. Le esperienze sono disseminate su tutto il territorio italiano. Grossisti, in quanto tale, Claudina, mi sento di dire che non ci sono. Per il Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo alcune guide che aiutano le agenzie di incoming a costruire il pacchetto esperienziale, quindi a dare agli operatori che lo richiedono dall'estero a offrire questa possibilità. Qual è l'altro motivo, come dicevi tu, per cui molto spesso i tour operator, i grossisti non amano neppure addentrarsi in questo settore? Perché temono che ci sia anche, parlando proprio pari pari, un lavoro richiesto enorme, un margine di guadagno minimo. Però c'è il rischio, se non si adeguano a questo, di perdere una grossa fetta di mercato, che è la fascia di età più alta, che quando non viaggerà più, purtroppo, non può essere sostituita se non cambiamo il tipo di prodotto che offriamo. Non ti sentiamo? Scusa, sì, Ora sì. visti. Ecco, non so se vuole replicare Claudita, vediamo un attimino. Prego, Claudita, volevi intervenire nuovamente? Beh, volevo ringraziare intanto e chiedere se poteva dire qualcosa in più rispetto a quest'ultima cosa che mi è sembrata molto interessante, cioè la fascia di età alta, se ho ben capito, va rimpiazzata? Non ho capito l'ultima osservazione. Sì, nel senso che i grossisti stanno lavorando perlomeno qui da noi, soprattutto con una fascia di età molto alta, quindi con persone che si accontentano del viaggio standardizzato e non del viaggio fatto su misura, sartoriale, dove rientra di fatto il turismo esperienziale. Perché il turismo esperienziale, io costruisco l'esperienza, il mio blog tour ha un filo conduttore, ha un palinsesto, ma poi io che in quel momento lo erogo, lo adatto a chi parteciperà poi a quel blog tour, quindi è molto flessibile. Forse questa è la difficoltà più grossa che devono affrontare i grossisti, ma c'è un cambio generazionale e quindi già le fasce di età che vanno, diciamo, dai 50 anni in sotto, diciamo tra i 50 e i 30 per intenderci, l'esperienza la vogliono vivere sicuramente di preferenza come un turismo attivo esperienziale e non come viene erogato dai grossisti. Molto bene, e allora grazie infinite. Purtroppo non abbiamo possibilità di interloquire con altri. E io ringrazio tantissimo Daniela Bernardi, vice sindaco di Cividale, e quindi mi auguro di poterci vedere presto a Cividale, anche in ordine sparso, a far visita a questa splendida città. E a Giovanna Tosetto, che se andremo a Cividale avrà modo di guidarci anche nella sua esperienza alla scoperta di questo sito UNESCO. E io vi ricordo che il prossimo webinar sarà sempre in aprile e su un tema che abbiamo anche sfiorato oggi, quello dell'organizzazione degli eventi, turismo esperienziale e organizzazione di eventi che possono essere di richiamo per il potenziamento della conoscenza, della promozione della destinazione turistica. Un grazie allora alle nostre interlocutrici, le do la parola per un vostro breve saluto e grazie ancora a tutti quanti per aver partecipato. Grazie, invece grazie a voi perché ci avete dato un'opportunità non da poco, la città di Cividale che viene raccontata in tutti i suoi aspetti, soprattutto per poter accogliere i turisti. Noi siamo qui pronti ad accoglierli e siamo pronti a qualsiasi esperienza, per cui questo scambio di punti di vista può aiutare a far crescere, ma non solo a far crescere la città di Cividale, ma tutte le città turistiche che sono disposte ad ospitare nel modo migliore con esperienze alternative i turisti. Quindi io vi ringrazio ancora per l'opportunità. Giovanna saluta. Io Posso fare una grazie. proposta? Posso fare una proposta? Siccome abbiamo Certo. visto che molto, molto alta le risposte erano molto alte sulle istituzioni poco sensibili, chi ha istituzioni poco sensibili,
facesse mettere in contatto l'assessore al turismo della sua città con Daniela, che spiega come si fa, perché così è più facile, no? Se c'è qualcuno che già fa, forse qualcun altro che, diciamo, ha qualche problema è facilitato nel darsi una mossa. Diciamo, si diminuiscono le scuse. Bene. Possiamo contare sulla tua disponibilità? Senz'altro volentieri, anche perché così aiuta anche a me ad arricchire ulteriormente, perché il confronto e lo scambio di opinioni serve a crescere e questo è importantissimo. Allora io mi concederei così, proporrei Cividale del Friuli per quelle amministrazioni che nicchiano un po', con Giovanna come blog tour e guida e la dottoressa Bernardi invece come istruttore di You Should Know How to Do It. Vi ringrazio e grazie a tutti Grazie a voi, arrivederci a tutti, grazie a tutti i per l'attenzione. partecipanti, grazie ancora a voi, buona serata, Grazie, arrivederci. arrivederci.